Grazie Presidente. Ci si chiede di dare continuità al non aver fatto nulla. Quindi dare continuità a uno zero. Scusate, noi non siamo disponibili, questo deve essere chiaro. Si sono citati molti personaggi negli interventi precedenti, a partire dal professor Rifkin con sua equipe di Livio De Santoli, il professor Consoli. Tutti che negli anni passati hanno denunciato anche Alemanno rispetto alla totale inadempienza di quello che fu comunque il progetto iniziale presentato in questa amministrazione nel 2009. Non sono invenzioni dei 5 Stelle, ci sono i fatti che hanno documentato quello che stiamo rendicontando oggi in aula, ma lo dimostra anche la commissione che abbiamo fatto un anno fa, dove abbiamo chiamato l'Osservatorio speciale sui cambiamenti climatici. Abbiamo scoperto che erano stati posizionati all'interno di quella unità operativa del Comune di Roma, la preposta unità operativa del Comune di Roma a portare in attuazione questo strumento. Abbiamo scoperto che c'era una situazione imbarazzante. Non era stato fatto nulla, non c'era una scheda, non c'era niente, non c'era niente neanche per gli altri progetti paralleli, il Taurus, cioè tutta una serie di situazioni per cui questa amministrazione si è vantata negli anni di aver, no, aderito, di aver partecipato, anche il Covenant che abbiamo detto, che è stato citato, ma poi nei fatti non è stato fatto nulla. Questa è la verità che stiamo dicendo oggi. Il Presidente della Commissione ha specificato molto chiaramente che in 3 anni, i 3 anni che mancano ai tempi per cui questo piano doveva portare dei risultati, in questi 3 anni è impossibile attuare quanto era previsto attuare in 10 anni. È semplice, è logico. Quindi perché andare a imputare a questa amministrazione il fatto che non solo stiamo salvando la faccia a questa amministrazione, ma stiamo salvando la faccia anche a chi ha governato in precedenza, invece di ringraziarci, perché abbiamo fatto un lavoro che implementa necessariamente quello che comunque, no, in 7 anni, anzi devo dire in 8 anni, visto che parliamo del 2009, grazie alle tecnologie innovative, grazie a tutto quello che comunque è in campo ed è possibile implementare, anche rispetto alle innovazioni che le altre città europee hanno già avviato, per cui sono già molto più avanti di noi, ma molto più avanti di noi rispetto a quelli che sono gli obiettivi di abbattimento della CO2 e che sono già entrati nel programma PAESC, con l'obiettivo al 2030. Io capisco che no, è facile come pretesto utilizzare questa votazione di oggi per dire che noi stiamo revocando quanto è stato fatto in passato. In realtà noi stiamo facendo il nostro, quello che abbiamo promesso di fare, per cui ci siamo impegnati, quello che abbiamo già iniziato a fare. Evidentemente ai consiglieri di opposizione, visto che nelle commissioni a volte, non lo so, o sono distratti o proprio neanche partecipano, sfuggono, no, delle iniziative che abbiamo già avviato, come quella ad esempio per cui c'è lo sconto del 55% a salire per chiunque oggi presenta un permesso a costruire per recuperare delle volumetrie o dismesse o comunque da, insomma, rimettere in funzionalità, soltanto se questo sconto è permesso, soltanto se ovviamente, come corrispettivo, c'è un efficientamento energetico che va nella stessa direzione. Questa iniziativa è un'iniziativa di questa amministrazione, era un'iniziativa semplice, non l'ha fatta nessuno. Ci si viene a imputare che c'erano delle azioni in passato che potevano essere messe nelle schede, le azioni che fanno riferimento ai pannelli fotovoltaici, a tutto il programma che questo Paese ha portato avanti negli ultimi 10 anni rispetto al fotovoltaico. Magari sì, ci sono degli interventi che sono stati realizzati anche a Roma, ma non c'entra nulla con quello che doveva fare questa amministrazione. È tutta un'altra roba. Malagrotta l'ha spiegato la consigliera Ficcardi. Vi vantate ancora di aver chiuso Malagrotta e comunque nello strumento precedente, nel PAIS precedente, non c'era nulla che riguardava i rifiuti. In ogni caso, Malagrotta è stata chiusa, lo ricordo per l'ennesima volta, pena una sanzione giornaliera di 230.000 euro. Sfido chiunque, qualsiasi amministrazione, a chiudere Malagrotta. Peccato che poi comunque non è stato fatto un piano, sia a livello regionale che a livello comunale, in grado di sostenere il fabbisogno per la chiusura del ciclo dei rifiuti.
Si dimentica poi tutta l'attività che stiamo facendo, grazie anche al Presidente Stefano, in Commissione Mobilità e a tutti gli altri miei colleghi, per tutte le iniziative che sono già state avviate. Parlo dei tram, i progetti che sono già in cantiere. L'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità ci dice che ci state dando troppo lavoro da fare. Io capisco che vi vantate per il fatto della metro C, però io fossi in voi della metro C non parlerei, perché probabilmente è uno dei peggiori esempi che portate come vanto delle vostre amministrazioni del passato. Non vorrei ricordare quanto è costata i tempi che ci sono voluti, mentre Madrid negli stessi 10 anni ha realizzato 10 volte i chilometri in più che ha realizzato Roma, a 10 volte il costo inferiore, considerando poi che comunque 12 chilometri di linea C erano comunque fuori terra, in una sede preesistente. Quindi io eviterei, vi chiederei piuttosto di dare una mano a questa amministrazione a partire dalle questioni più banali. Questa amministrazione, come sapete, no? Visto che siete anche un po' gli artefici, ha ereditato un debito immane, per cui servono anche i finanziamenti per poter cominciare a realizzare quegli interventi anche sul patrimonio pubblico, così come come state chiedendo anche oggi. Sono interventi che hanno bisogno di finanziamenti. Quindi, ad esempio, io non so a quanto è arrivato il computo, no? Degli affitti non pagati delle sedi di partito, anche quella recentemente che è oggetto di varie discussioni in questa ultima settimana, ma anche fossero solo 13 euro, moltiplicati per tutti gli anni per cui non sono stati pagati. Probabilmente riusciamo a realizzare un impianto fotovoltaico in una scuola, quindi vi invito a essere più onesti e meno ridicoli. Grazie.